Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con God of War Ragnarok. Dunque, quando ho finito l'ultima registrazione, stavo combattendo qui, ho battuto insomma gli avversari, quei fottutissimi mostri che erano usciti qua, e niente, quindi proseguiremo alla ricerca delle lorme. Ho fatto dei cambiamenti, come potete vedere, mi sono messo l'armatura per essere più protetto a livello difensivo, così siamo pure equilibrati con l'attacco, 215 d'attacco, 220 di difesa. Quello che abbiamo perso un po' di ricarica, però ci abbiamo guadagnato in vita, 35 di vita, va bene. Runico 62, fortuna 59, la ricarica 24. Poi man mano che andremo avanti vedremo. Cosa dire? Niente, andiamo avanti, vediamo di trovare queste norme. Sono un sapientone prolisso e non cambierò mai, vero? Manca solo uomo più sapiente del mondo. Ma tu guarda. Muore. Maledetto. Bestiario, ok, da qua si sale. Bene così. Beh, il suono è proprio quello dell'argento. Sì. Suppongo che questo tormento abbia un'unica consolazione. Perlomeno non dobbiamo presentarci. La reputazione non ti servirà, Mimir. Vedono l'intera vita di chiunque gli si avvicini. Altre zone qua. Un fantasma! Le norme hanno un fantasma! Ma che Certo, cazzo! le norme hanno un fantasma! Dove cazzo sei? Cristo, fammi andare a prendere la vita. Poca cazzo. Ho visto. Bastarda, ci ha fottuto. Non abbiamo la vita. Porca la troia, sto fantasma di merda. Vabbè, comunque dovremmo batterlo perché già l'abbiamo battuto uno di questo.
in fondo. No! È vicino! Ora! Attacca! Dove cazzo sei? Pigliati! Pure che c'ha ragione. Guarda. Ma va a cagare, Cristo santissimo. Cioè ci mette una vita a stordirlo. Ci metto una vita a stordirlo, ragazzi. Che palle. E ci servirebbe pure la vita, perché senza è difficile con un corpo solo. Gli spari? Andiamo con le lame. Bastardo di merda. Attacca le sorgenti prima che si riprenda. Cazzo fai? Che freddo, stai bene? Bastardo. Non
Che figlio di puttana. Che bastardo. Dai. Muore il bastardo. Ok. Tasma dei cacci dai miei coglioni. Fiamma del caos. Fiamma del caos. Le lame del caos, vai. Un pezzo di moneta rotto, può essere usato per mettere la moneta, non è anche pezzi aggiuntivi, buono anche questo. Perfetto. Pezzi d'argento, come va bene, lì c'è uno screen, che cazzo è? O è la magia che ho sparato io prima? Ok, quindi niente. Qua non c'è altro. Devo andare. Di qua. Le norme devono essere lì nella grotta. Lo screen. Queste si svegliano sicuro. Questi qua. Quei fottuti mostri di ghiaccio sono. Stare tranquilla. Solitamente apprezzo i sussurri delle donne, ma questo è decisamente irritante. Ti hanno mai detto che quando sei terrorizzata farfugli? Terrorizzata? Per tua informazione non sono altro che un tipo apprensivo, e spezzare la tensione con l'umorismo è il dovere di un compagno di viaggio. Ma senti questa, io che farfuglio! Cazzo di Mimir. Allora, qua niente. Ci siamo, eh? Una porta. Oh, sembra autentica. Ci siamo. Sei tu. Posso sentire tutto tuo conto. Che cazzo? Basta! Perché l'hai portata qui? Non siete benvenuti qui. Aspetta! Torna qui! Che cazzo! Maledetti! Che cazzo! Nessuno farà male al mio figlio! Cazzo!
Fratello, sono qui. Vieni a prendermi, per carità. Sigrun? Fratello, aspetta. Perché ti sei opposto a Odin? L'ho fatto. Ho provato a fermarlo in ogni modo. Ma che... Ma che cazzo? Ma per amor tuo sono diventato un uomo più uomo. Ti sei alleato con Freddy, ti sei ispirato con Fratello, attenzione, ti arrivano altri. Ho capito. Ma che sta succedendo? Non è lei? No. Certo. Hai fatto ciò che dovevi. Fratello, l'albero! Sta ritornando! Mimir! Di tutti! Hai un mostro! Atreus! Sto arrivando! E tu che cazzo? Perché non ti sei privato di tuo figlio? Dai. Bellissimo. Dai. Facciamo un massacro. Atreus! Sono qui! Crepate. Cosa succede? Penso sia finito. Abbiamo superato la prova. Boh. Mi è sembrato di superare. Vedo che la porta è scomparsa. Gioco ancora con voi. E questo cos'è? Un Kelpie? Pozzo. Non ne vedono molti da queste parti. Un cavallo. Deve essere loro. Dite che ci condurrà lì. Chiederò gentilmente. Calma, bella, calma. Brava. Così. Ti va di dirci cosa ti hanno fatto passare le norme? No. Ci fai salire o no? No. Sali. Sei proprio brava. Creature affascinanti, ma notoriamente capricciose. Nella mia terra, teniamo i bambini lontani dai laghi dicendo loro che un kelpie li affogherebbe. Ovviamente nessun kelpie che conosco lo farebbe, salvo per mancanza di rispetto. Troppo sull'acqua. Già, non ci sono destrieri acquatici in Grecia, fratello. C'erano gli ippocampi. Servivano il dio del mare. Ne sfidai uno su un titano. Forse non è l'argomento migliore. God of War 3. Che cazzo? Fantastico. Dove siamo? Ci siamo. Bellissimo. Sapevo che l'avremmo trovata.
Siamo sott'acqua praticamente, cioè. Madonna, guarda là. Fantastico. Vediamo qua ste norme. Kratos, Freya e la testa di Mimir. Era pure ora. Kratos parla per primo. Cerco mio figlio. Lo sai che tuo figlio è ad Asgard? No, tu cerchi quello che tutti cercano da bambino. Conosci la fine della tua storia. Il fantasma di Sparta corruga la fronte minacciosamente. Resiste all'impulso di grugnire. Ma fallisce. Ha grugnito. Dirigiti a noi, miserabili archetipi, per essere dispensati dal copione. Conoscere le battute non vi darà il potere di riscriverle. Parla chiaro. C'è tutto, sa. Tu morirai, Kratos di Sparta. Morirà. Tu lo hai chiamato il distruttore del fatto. Deve esserci un modo per cambiare il destino. Non esiste il destino, Puck. I protagonisti si sono ammutoliti. Loro non comprendono. Non esiste un grande disegno. Niente copione. Solo le scelte che compiete. Le vostre scelte sono così prevedibili che fanno sembrare noi delle prescenti. Quando è nato mio figlio, sta zitta! La vostra profezia parlava di una morte pretestuosa. E lo è stata. Perché tu non potevi lasciarlo andare. Perché lui aveva sete di vendetta. E perché tu uccidi gli dèi. Ma Kratos non l'ha fatto. Perché era spinto dall'odio. Devo donargli una corona, allora. Uccide ancora gli dèi, però ora gli provoca dispiacere. Tu sei il frutto delle tue scelte, niente di più. E poiché fai sempre le stesse scelte, scoprirai che Heimdall intende uccidere tuo figlio ad Asgard. E tu farai quello che ti riesce meglio. E poi Ragnarok. I cieli bruciano. Cala il sipario. Ex sunt omnes. Di nuovo gli sfugge il punto. Si concentra sul secondo punto tra la quello là con quegli occhi viola. La scrittura segna. Andiamocene via. Se ne va infuriato, seguito a ruota da Freya. Mi è piaciuta la tua storia, Kratos. Peccato che debba finire così presto. È enorme. È stato istruttivo. C'è assurdo. Tutto questo per sentirci dire che moriremo, che ammazzeremo a quell'altro dio là, quello con gli occhi viola. E dai, da dove cazzo devo salire? Da qua? Andiamo via di qua. Bene. Ma che storia, ragazzi. Oh, così va meglio. Le cose mi sembrano già più normali. Ehi, l'albero. Ehi, ma che strano. Che cos'è? È il cappio, fratello. Quello che Odino ha usato per impiccarsi nel suo folle tentativo di ottenere i segreti della vita, della morte e bla bla bla. Che stai facendo?
È un oggetto carico importante per Odino. Forse potrà tornarmi utile. Fratello, ciò che hanno detto del ragazzo non accadrà. Non accadrà. Lo impediremo. Certo che lo faremo. Ma la domanda è come? Appunto. Penserai seriamente di voler uccidere Eintal, dico bene? Farò ciò che devo. Oh, tutto qui. Ti sbagli a dissuaderlo, Mimir. Tu conosci Eintal. Ti garantisco che è un verme feroce e maligno. Fedele a un tiro al punto da meritarsi di Alaror. Se ci capita l'occasione di eliminarlo prima del Ragnarok, cogliamo. Solo pensando ai suoi poteri dichiaro veggenza. Quel sé diventa gigantesco. Ma c'è un altro pezzo di argento, ma scusa, qua è tutta un'altra, là c'è un altro coso, ma come cazzo ci vado là sopra? Da lì devo, salendo? Si sarà di qua e per forza dobbiamo andare su. Anche supponendo di voler pianificare l'assassinio e ammetto di essere un po' arrabbiato in materia, non abbiamo modo né di raggiungere Eintal né di ucciderlo una volta da lui. Ho ucciso dei più grandi di lui. Infatti. Non ne dubito, fratello, ma non è quello il punto. Un'altra lì. Dove? Vieni, vieni. Da lì. Da qui. Dove cazzo andiamo? Andiamo da qui. Ehi, aspetta, ma la prego in cazzo, devo controllare. Ah no, è la stessa cosa, qua c'eravamo già venuti, a posto. Arrivo. Senti, credo che ci stia sfuggendo il messaggio delle lorde. Abbiamo tutti delle tendenze e la tua è di buttarti a capofitto nel pericolo per proteggere chi ha. Non intendo cambiare. Non su questo. E perché dovresti? A quanto pare la mia tendenza è uccidere chi ha. Fra. Non voglio che mi confortiate. Nessuno di voi. La loro accusa era crudele. Noi non crediamo. La verità può essere crudele. Qualcuno vuole obiettare. No. No, ma la sorte di Baldur ha avuto diverse cause, tra cui la profezia. Che intendi, fratello? Nella mia terra si dice che le profezie si avverano nel tentativo di sventarle. Come quando Freya ha cercato di proteggere Baldur. O io ho accusato mio figlio di essere andato ad Asgard. Siamo d'accordo. Sarebbe folle attaccare Eintal. No, se Eintal deve morire affinché Atreus viva, Eintal deve morire. Come puoi dirlo, sapendo ciò che sai? Perché se Eintal è una minaccia, io devo agire. La tua natura. Ben fatto, Norman. Le parole del fato completato. Ecco.
Troviamo un passaggio. Torniamo a casa. Studiamo un piano. Mi torno a casa, il signore non sia pronto. Prima che tu prenda decisioni affrettate, perché non ti sfoghi un po'? Sono sicuro che ci fosse qualche faccenda in sospeso su cui tornare. Lascia che la tua mente elabori il tutto. Sospetto che ci sia qualche faccenda in sospeso qui al lago. Tuttavia, sono sicuramente felice di passare del tempo lontano da Midgar. No, veramente abbiamo fatto tutto. 79%, c'è il 2 cose non scoperte. Dove? Qua? Nel pozzo di Hurd, due cose non scoperte. Va a vedere che cazzo è. Mentre qua, qua c'è questo. C'è un punto interrogativo. E che cazzo è questo? Aggiungi la bussola, andiamo a vedere. Andiamo a sto punto interrogativo. R1. Cioè, R1 per scivolare. Ah no, ma aspetta un attimo, che qua ci dobbiamo rifare la vita. Ci potenziamo la. Avevano buone notizie? No. Ah, allora compra qualcosa di costoso, così non ci penserai più. Tornerà utile. Ok, allora. Vieni. Come posso le lama del caos. Ma le potenzi, buonissimo. È sempre bello lavorarci su. Eh sì. Potenziabile. Osso pietrificato. Allora, potenziabile, che ce l'abbiamo equipaggiato, non per altro. Immunità di ore. Abilità morsa di perione, strappo di perione, infliggono danno e saldimento extra. Ok. Ci sale però un attimo, scudi fabbricabile, non me ne può fregare di meno, potenziabile, lega luminosa. Allora 5 e 3, no, se ne parla proprio. Scudo impavido 4 e cimenta, difesa 70, ricarica 14, mentre quello che abbiamo e aumenta pure forza e niente, dai, potenzia, via. Molto l'età. Eh sì, fatto. È la metà del caos. Potenziabile, osso pietrificato. Nove la vita, no. Questo è fabbricabile, no. Quindi potenziamo questo e siamo a posto anche qua. Poi armatura. Cercavo qualcosa. Cos'è? Ah, qua. Fabbricabile. Spallaccio. Ma è questo. Spallaccio della saggezza di mani. Quindi. Spallaccio della saggezza di mani è questo qui. Però non mi dà niente di livello 5. Sì, ma pure questo è livello 5. Si può potenziare. Che okay, noi qua l'abbiamo. Questo lingotto sgardiano. Quindi per il momento no. Delle braccia. Braccia. Questo qua livello 6. Fabbricabile, pezzi d'argento, bracciale senza di mani, sabbia, sempre quello, aumento durata, probabilità base, boh, cazzo ne so, forse questo qua si può fabbricare e potenziare,
Armatura bianchi, sempre quella. L'amuleto. Ah, ok, crea il castone. Quindi adesso ne abbiamo 6. Oggetti Tu sei lì, io speciali. credo. Fabbricabile. Onore di Midgar. L'unico, vitalità, gli attacchi, quantità no, quindi requisito 03, vitalità, runica e fortuna, ricarica e fortuna, no, non mi interessa, Gimelio, niente, accessori. Per la regina delle Valchirie. Questo si può potenziare. Allora, quell'equipaggiato al massimo, e questo qua lì, scossa, potenzia. Ok, Elegante. sì, molto. Pensavi a qualcosa? E allora, vendere, non abbiamo niente. Le rune spezzate. Felice di darti una mano. Che posso fare per te? Dov'è la pietra? Questa non me la fa fare. Va bene, perfetto. Non romperlo. Oggetto che aveva resurrezione, perfetto. Ok, ragazzuoli, adesso andiamo a cercare questo fottutissimo. Al castone, ovviamente. 1, 2, ce l'abbiamo questo di Yodanai? No, da 3 qual abbiamo? Questi, abbiamo la forza. E questo che ci dà con l'attivo di 3? No, questo già ce l'abbiamo. Che cazzo dico pure io? Questo abbiamo da 3. Difesa, forza, difesa. Questo che ci dà forza e della fortuna. Allora, sette aumenta danni da stordimento inflitti in base alla difesa di Kratos. Ok, questo, perfetto. 229, 240. Bonus 7, aumenta i danni da stordimento inflitti in base alla difesa di Kratos. Abbiamo 2,40. Abbiamo perso 6 di vita perché era 35. Ora dai, 177, 177. Siamo a 4 di livello, dobbiamo. Manca 5, siamo arrivati, cazzo, perché non abbiamo armature superiori. Cioè, non le abbiamo nemmeno potute potenziare, quello è. Vabbè. Adesso fammi vedere dove è sto punto interrogativo. Cosa tiene premuto R1 oppure X per scivolo. Ma questa è Ah, inutile. Già, scena. e con una serratura fatta su misura per l'Elsa Trovata. Aspetta, ci sarà una lotta. Cazzo. Prendi la zelante. Che cazzo sei tu? Che spacco con l'ascia, vaffanculo. Vaffanculo, li mortacci tua.
E te lo dico, il mio re, vaffanculo. Bastarda. Mannaggia la troia. Dai cazzo, era quasi fatta. Comunque Cristo, ho potenziato le lame e invece serve l'ascia per batterla. Che due palle. È veloce, usa tantissimo pure mosse imparabili col cerchio rosso. Va bene, dai, fa niente. Andiamo. Vedi? Che cazzo? No, mi batto, non ti preoccupare. Ma io mi ero parato però, cazzo, Dai. Dai. Che mi devo pentire. Bastarda. Vaffanculo. Cazzo, mi era so. Stavo cercando di prendere quella vita là. Bella. Esposto. No vabbè, ma vaffanculo, va. Era morta. Era morta, Cristo santo, era morta. Cioè mi... si è preso la vita e poi io ho fatto la capriola e non si è spostato. E mi ha colpito. Che pezza di merda maledetta, porca la troia, ogni volta per un pelo. Che cazzo. E ci siamo pure potenziati, Cristo santo. Vai, gli sto vicino. E se ma vaffan... Vieni, vieni. E cazzo. E di nuovo. No, ogni volta sta storia. Si blocca, tipo che si blocca. Guardala. Ora
Niente, si blocca. Non si para. All'improvviso non si para. Ma vabbè, che dobbiamo fare? Che cazzo devo fare? Bastarda di merda, lure da puttana. Cioè, era quasi cotta, oh. Cioè, non adesso, prima. No, io ancora non ho capito. Cazzo, sbaglio sempre. Sì, sì, sto bene, amico mio. Vedi? Vedi che fa? Non si para. Dai, cazzo, dai. È il mio scudo, sì. Ferma. Niente. Avevo messo l'ascia per fargli la mossa, quella R1 e cosa, non l'ha fatta. Poi se ne entra sempre nel cazzo di menu. Troppi tasti da premere, troppe cose. E il paramento, e guarda il coso rosso, e guarda quello giallo, e schiva, e cambia le armi, e fa... Madonna troia. Comunque all'inizio vado male, poi mi riprendo, ma è troppo tardi. No, cazzo. Te ne vai a fanculo. Mi ha rotto io le palle. Giallo era, mi ero parato, non si è parato. No, non è giusto però. Non è giusto. Non è giusto questo. Io sto facendo la mia di mossa e lei riesce a prendermi.
Ma poi cazzo, cioè io faccio l'R1, poi voglio fare quella dell'unico potente e non la fa. Non la fa. Non la fa. C'è un mostro, un coglione sto boss, un coglione, e non si riesce a passare con due vite. E i potenziamenti che ci siamo fatti. Sì, ma pure tu, Freya. Che brutto colpo, stai bene, fratello? Dai, beccalo! Non mi unisco a niente, che ti sto sfondando il culo a questo giro. Puttana di merda. Sono io tutto qui. Puttana di merda, gli stavo andando a fare la mossa quell'altro potente. Guarda là. Questo, bravo. Guarda là, l'energia crepa. Ah, vaffanculo. Che liberazione, brutto sacco di merda. E infatti, figlio di puttana. Fammi un favore, Kratos. Anime di Berserk. Cristo, 12 ce n'è. Questi guerrieri sono tuoi nemici. Sei parecchio agitato anche per il tuo standard. Armatura creata con la sua delle armi di Bel che hanno combattuto per loro resti, non vedi che dopo la morte. Oh cazzo! Pezzi di armatura, precipiti ad Asgard, possono usare per tentare l'armatura. Residui temperati. Ragazzi, 12 come le RP a God of War 1. Sì, sì. Niente, torniamo dal nano e poi niente, poi ci salutiamo, vediamo se mi ci fa potenziare qualcosa, perché tanto qui abbiamo finito, non mi metto più a girare qua, vediamo. Sì, come cazzo, niente, armature. Niente. E che cazzo è quello che ci ha dato allora? Fabbricabile, fabbricabile. Fabbricabile, pettorale, questo qua. Per una fortuna, ma basta la difesa, aumenta la forza. Vediamo se si può potenziare. No, molto bene. Lingotto asgardiano. Però, vedi, mettendo questa ci aumenta, anche se ci abbassa un po' la difesa. Va benissimo così. Oh no. Sì, con questo siamo in aumento. Quindi armatura a braccia. No, perché questo va bene.
questa qui, quindi con questa qui crea anche questa. Questa volta non macchiarla di sangue, eh? Kratos? Ce aumenta pure. Cazzo, ci abbassa la vita di tantissimo. Però mettila intanto. Come braccia siamo a 6, però non siamo arrivati al livello 5. Cazzo, vedi, con questa ce la bassa. Dov'era? Cos'è? Bracciale del vigore di Vidar. Ah no, niente. Fabbricabile. Qual era che avevamo noi? Potenziabile. Ma scusa. No, noi abbiamo questo, 6. Quindi dov'era? I fianchi erano potenziabile. Difesa, vitalità. Quale cazzo abbiamo noi? Questo si può potenziare. Questo qua dei fianchi. Difesa, runica e fortuna. Pure questo è potenziabile. Io quasi quasi mi rimetto questo, che non ho tutta la fortuna, mi dà più vita. Metti questa. Potenziala. Aumenta la vitalità di chi lo indossa. E a noi questo ci serve, ragazzi, mi dispiace. Questo si fabbrica pure. Difesa. No, va bene questo qua che abbiamo. Del busto. Lingotto sgardiano, niente. Forza, difesa, runico. Questo si fabbrica. Runica e ricarica. Potrebbe essere la mia creazione migliore. Ci abbassa la fortuna, però ci aumenta tutto. Forza, difesa. Mettiamo pure questo. Ricarica la fortuna. Perfetto. Ragazzuoli, meglio di così per il momento non so come fare. Disinfetto gli attrezzi. Oggetti speciali. Cimeli. Di nuovo la vita. E siamo a posto. E lei proteggerà te. Eh sì. Quindi ancora armatura fianchi. Che cazzo è? Ah, questa scarsella di Berserk. Ma ci abbassa. E perché cazzo non me l'ha fatto potenziare questa? Armatura fianchi. Perché quella no? Eccola qua. Lingotto si poteva potenziare, cazzo. Questa è comunque l'armatura che ci ha dato quel boss che abbiamo appena ammazzato. Ma va bene così, dai. No. Quindi 80%. Forzir leggendario, un appunto, un artefatto e uno non scoperto. C'è da vedere qua dove cazzo sono, però ragazzi, questa è una cosa che uno può fare in un secondo tempo, anche perché per farlo ci serve il potere per distruggere quella luce gialla che ancora non abbiamo. Quindi io direi, salutiamoci qua, ci si vede alla prossima e proseguiamo con la storia principale. Ok? Un saluto.